Bonifica dell'area della meravigliosa baia di Tramontone. L'associazione Siamo Taranto al lavoro, una iniziativa in collaborazione con Chima Ambiente Amiu, questa meravigliosa baia, una zona davvero incantevole che fa riflettere tanto sulle potenzialità, sulle ricchezze di Taranto. Ma oggi con una delle socie fondatrici di Siamo Taranto voglio fare un po' l'analisi, dopo aver già parlato del vostro entusiasmo, ecco, proprio di quello che avete raccolto, cioè di quello che gli sporcaccioni hanno lasciato. E già si vede, si vedono immondizie di varia natura, cioè è assurdo vedere una discarica a cielo aperto. C'è davvero di tutto, dai rifiuti di pneumatici, frigoriferi vecchi, materiale in legno. Materiale in legno. Ecco, ci dice un altro amico, ecco perché questo è incendiabile. Sì, questo qui è utilizzato per anche tra le porte, in legno e il cemento. C'è questo qui che serve per riempire, però se prende fuoco non si spegne più. Pericolosissimo, quindi tantissime cose che davvero non dovrebbero stare all'aria aperta, devono stare nelle discariche o nei posti dove si conferisce l'immondizia, non in mezzo alla natura. Addirittura una gomma. Sì, un pneumatico. No, pneumatico, non solo uno. Solitamente ne troviamo anche più di uno, quindi questo è un caso raro che ce ne sia solamente uno. Abbiamo ovviamente vetro, fazzolettini. Forse così, resti di una rete. Resti di una rete di un materasso, sì, ovviamente tantissime cose, poi anche cose intime, abbiamo trovato magliettine, mutande, di tutto. Un bazar. Sì, esattamente. Il bazar dell'inciviltà, purtroppo. Purtroppo sì, purtroppo sì. Però ecco, diciamo agli amici che abitano nella zona che questi sacconi sono momentaneamente, per brevissimo tempo, ore, forse qualche giorno al massimo, e poi immediatamente i mezzi di Chima Ambiente Amiu provvederanno a rimuoverli. Assolutamente sì, infatti noi ringraziamo anche loro che ci aiutano in questa battaglia, in questa lotta che combattiamo ogni settimana, anche ogni giorno qualcuno di noi si rimbocca le maniche e va a pulire da solo, ma che il volontariato non è mai troppo. Esattamente, ce n'è sempre bisogno, sempre di più.